è il miglior smartphone Samsung da acquistare? Ovviamente non esiste una risposta valida per ogni utente, tuttavia possiamo darvi un numero di valide alternative nelle diverse fasce di prezzo, in modo da indicarvi la strada migliore da percorrere in base al vostro budget. Partendo dalla fascia premium, quella dedicata a chi non ha praticamente limiti di spesa e vuole solamente il meglio del meglio, troviamo ovviamente il pieghevole Galaxy Z Fold 4. L'ibrido smartphone tablet dispone di un ampio display da 7.6 pollici e 120 Hz di frequenza di aggiornamento, in grado di piegarsi a metà ed essere trasportato con più facilità senza dover rinunciare all'ampio spazio di lavoro per il multitasking estremo. Oltre a poter eseguire tre applicazioni in schermo diviso, più una quarta in finestra flottante, il foldable Samsung di punta supporta anche l'uso della S Pen. Anche se venduto separatamente, unita alle componenti interne di ultima generazione e a un'autonomia che nella nostra prova abbiamo trovato più che buona, lo stylo dell'azienda coreana rende Z Fold 4, lo smartphone perfetto per gli utenti che utilizzano lo smartphone estensivamente. Adatto al lavoro, al tempo libero, al gaming e alla visione di contenuti multimediali, se il vostro budget e le vostre tasche lo permettono, Galaxy Z Fold 4 è lo smartphone da avere. In alternativa, se Z Fold 4 è troppo grande o non volete un pieghevole, troviamo il Galaxy S22 Ultra, lo smartphone dal formato tradizionale, dotato di un super comparto fotografico e di una S Pen integrata. Se invece volete tra le mani un prodotto top di gamma più compatto, la nostra prima raccomandazione va all'altro foldable del marchio, Galaxy Z Flip 4. Con un design a conchiglia che protegge il display principale e tutta la potenza del chip Snapdragon più potente disponibile al momento sul mercato, saprà di certo accompagnarvi con successo anche nell'uso delle applicazioni più impegnative. Senza contare tutti i modi d'uso innovativi abilitati dalla cerniera in grado di regolarsi su diverse angolazioni e all'innovativa Flex Mode. Anche in questo caso esiste un'alternativa classica al foldable, Samsung Galaxy S22, il quale dispone di tutta la potenza del modello Ultra in un formato relativamente compatto. Si tratta di un vero e proprio top di gamma, con display a 120 Hz, una tripla fotocamera in grado di rivaleggiare con Z Fold 4 e un design elegante e classico. Non esistono però solo i top di gamma, spostandoci nella fascia media del mercato troviamo il validissimo Samsung Galaxy A53. Per la fascia di mercato in cui si colloca, il Galaxy A53 è un dispositivo completo che offre prestazioni fluide grazie alla combinazione tra il chip Octa-Core Exynos 1280 e l'interfaccia One UI, completa di quasi tutte le funzioni presenti anche sui top di gamma della compagnia. Ad accomunare il Galaxy A53 e i flagship è anche il display Infinity O da 6.5 pollici e con frequenza di refresh adattiva fino a 120 Hz, gli stessi valori raggiunti dagli smartphone della famiglia S22. Lo smartphone dispone di ben 5 fotocamere, tra cui un sensore principale da ben 64 megapixel con stabilizzazione ottica, importantissima per migliorare le foto al buio, e una fotocamera frontale da 32 megapixel per i selfie. L'ampia batteria da 5000 mAh con possibilità di ricarica rapida fino a 25 W e l'espansione di memoria tramite scheda microSD completano un pacchetto già di per sé molto ricco. Concludiamo la nostra guida con la proposta entry level, uno smartphone bilanciato in grado di fornire specifiche competitive a un prezzo più basso e accessibile, soprattutto calcolando le numerose promozioni che spesso accompagnano questo prodotto nelle catene di elettronica di consumo come MediaWorld ed Euronics. Stiamo parlando ovviamente del Samsung Galaxy A13, display da 6.6 pollici con risoluzione Full HD+, 4 fotocamere posteriori di cui la principale da 50 megapixel, memoria espandibile fino a 1 TB con scheda microSD e una batteria da 5000 mAh che, unita al processore ad alta efficienza, permette una grandissima autonomia. Sono questi i punti di forza di Galaxy A13 che potete portarvi a casa normalmente per una cifra che si aggira attorno ai 200 euro. Sono dunque questi i migliori smartphone Samsung al momento disponibili sul mercato e che vi consigliamo caldamente di acquistare. Nel caso vi fossimo stati d'aiuto nella vostra decisione finale, trovate tutti i link all'acquisto dei modelli da noi nominati qui sotto in descrizione. Vi ricordiamo come sempre di lasciare un bel like al video se vi è piaciuto e di iscrivervi al nostro canale per non perdere altri contenuti come questo. Ciao e alla prossima!